Amici e amiche appassionate d'arte, un caro saluto. La stampa Pitteikon, di cui parleremo oggi in questo video, si intitola Composizione 7 di Vassili Kandinsky. Quest'opera ci dà la possibilità di parlare di un argomento di cui si dibatte senza fine, l'arte astratta. Molti, davanti a un'opera di arte astratta, fanno due tipi di commenti. Questo, boh, lo sapevo fare anch'io. Oppure, fa così perché non sa dipingere. In pratica, se l'opera non è dipinta secondo i canoni tradizionali e accademici del tipo rinascimentale, per queste persone non è arte, non viene riconosciuta valida come opera d'arte. Però, c'è un però. Come la mettiamo con dei pittori astratti tipo Paul Klee, Vassili Kandinsky stesso, Pablo Picasso, ma addirittura Jackson Pollock, quello che sgocciolava la pittura sulla tela sdraiata per terra e che invece sapevano dipingere benissimo? Guardiamo insieme. Abbiamo dunque visto che questi pittori sapevano dipingere benissimo. Loro sapevano dipingere, gli altri non possono fare quello che facevano loro, a meno che non frequentino l'accademia e abbiano talento e capacità tecniche. Ma allora sorge una domanda: perché si sono complicati la vita? Se sapevano dipingere come la maggior parte della gente apprezza, perché hanno scelto la via più difficile invece di prendere quella più facile? Perché hanno scelto la strada più difficile? Vassili Kandinsky nasce nel 1866 e fino ad allora l'arte aveva un compito preciso. Doveva riprendere la realtà, ritrarre le persone, raccontare delle storie, persino fare da catechista, raccontando le storie sacre in modo che tutti potessero capire. Ma nel 1939 nasce la fotografia. La funzione e l'utilità dell'arte fino a quel momento viene quindi presa in mano dalla fotografia. Basta una foto per ritrarre, per raccontare una scena, e tra l'altro con una fotografia si risparmiano mesi e mesi di lavoro. A questo punto, che fine fa l'arte? In che situazione si trova l'arte? A questo punto l'arte è libera e il pittore può esprimere liberamente il suo pensiero, la sua sensibilità, al pari dei poeti e dei musicisti. Vassili Kandinsky, figlio di un ricco commerciante di tè, è una persona colta. Ha studiato, è diventato avvocato, si è circondato delle meglio intelligenze dell'epoca e quindi è consapevole di questo passaggio fondamentale dell'arte. Non solo, ma Vassili Kandinsky, insieme al suo collega Paul Klee, non sono solo in grado di mettere in pratica queste idee, ma teorizzano, scrivendo dei trattati, quello che è il loro pensiero riguardo alla materia artistica. Vassili Kandinsky scrive due libri, La spiritualità nell'arte e successivamente Punto, linea e superficie. Nei suoi libri, Vassili Kandinsky forma una nuova teoria dei colori, che non è come quella degli impressionisti, basata su uno spettro fisico dei colori, colori complementari e come si uniscono, ma analizza i colori per il loro effetto che hanno sull'anima. Attenzione però, non è un discorso psicologico. Kandinsky non dice: ah, il rosso, sangue, dolore, oppure il giallo, sole, caldo, ma prende in esame colore per colore le loro vibrazioni, come se fosse una musica. La metafora musicale è cara a Kandinsky, non solo perché è un bravissimo
violoncellista, ma perché ritiene che la musica, al contrario dell'arte figurativa, non abbia mai avuto bisogno di raccontare nulla, ma solo esprimersi attraverso le note. Così Kandinsky vuole che anche l'arte si trasformi in musica fatta di colori, e quindi al posto delle note musicali, dei martelletti del pianoforte, dei tasti del pianoforte, ci siano i colori, le linee, i punti, le superfici. Ci racconta Kandinsky: il giallo è follia vitale, prorompente, irrazionale, ha il suono di una tromba. L'azzurro, nei toni più chiari, è indifferente, distante, come un cielo artistico. È il suono di un flauto, mentre il blu scuro ha il suono di un organo. Il rosso è caldo, vitale, vivace. L'energia del rosso è consapevole. Il rosso scuro è più meditativo, ha il suono di una tuba. Il verde è assoluta immobilità e quiete, e ha i toni ampi, caldi del violino. Il bianco è la somma di tutti i colori, ma è un mondo in cui tutti questi colori sono scomparsi. Il nero, infine, è mancanza di luce, è la pausa finale di un'esecuzione musicale, tuttavia ha la capacità di far risaltare qualsiasi colore. In questo modo l'artista ha a disposizione un pianoforte con centinaia di tasti e di possibilità. Però Kandinsky è fornito di un estremo rigore e quindi pretende che non si debba usare questa libertà così, fine a se stessa, ma debba essere questa tecnica, queste possibilità sottoposte all'espressione di un contenuto. Così per Kandinsky l'opera deve essere progettata e realizzata con rigore e precisione, sempre al servizio di quello che l'artista vuole dire. Vasili è molto intelligente, tutt'altro che stupido, e si rende conto che questa estrema libertà espressiva può essere adoperata da chi non ha niente da dire per mettere colori alla rinfusa e approfittare della situazione. L'estrema libertà può creare dei comportamenti illeciti. Questa espressione artistica così libera, che consente al pittore di poter esprimere compiutamente se stesso, non a caso è odiata da qualcuno. È odiata da tutti, indistintamente, i dittatori. Hitler, Mussolini, Stalin, Franco e altri che sono venuti dopo, come comune denominatore, hanno avuto un odio viscerale verso l'arte astratta, che chiamano degenerata. In pratica, come è noto, i dittatori la libertà la odiano, soprattutto quella degli altri. Come già detto in precedenza, alcuni possono approfittarsi della situazione. Ricorderete un detto che una volta era presente nei ristoranti e nelle trattorie: per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Quindi, per dare il giusto credito a chi se lo merita e negarlo a chi non se lo merita, bisogna informarsi, conoscere l'artista, le sue intenzioni e quello che vuol dire, per poter dividere quelli che meritano, come dicevo prima, il credito e quelli invece da cestinare. Amici e amiche appassionate d'arte, un caro saluto e vi do appuntamento alla prossima stampa Pitteicon. Vi ricordo che potete mettere mi piace e, se questo piccolo filmato vi è gradito, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici.